la Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola è una basilica minore di Napoli, ubicata in Piazza del Plebiscito, nel centro storico. È considerata una dei più importanti esempi di architettura neoclassica in Italia. I lavori furono diretti dall'architetto Pietro Bianchi. La basilica fa parte dell'Arcidiocesi di Napoli. San Francesco di Paola è stata la prima chiesa di Napoli con altare a rovescio. Tra gli esempi più importanti in Italia di architettura neoclassica, protetta alle spalle dai quartieri spagnoli, dall'Egiziaca, da Monte di Dio e Pizzo Falcone. La Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola si staglia con il suo porticato e la sua imponente facciata in Piazza del Plebiscito. Gioacchino Murat, arrivato a Napoli con l'intento di ripulire la zona, all'epoca degradata e frequentata da malviventi, ordinò l'abbattimento di tutti gli edifici e la costruzione di una piazza che avrebbe dovuto prendere il nome di Gran Foro Gioacchino. Il progetto scelto proponeva l'edificazione di un porticato con al centro un'aula circolare da utilizzare come sede di assemblee popolari. Quello stesso porticato sotto il quale ha passeggiato Wagner, mandato a Napoli perché terminasse in tranquillità il suo Parsifal. Il progetto originario non arrivò mai a compimento perché Gioacchino Murat fu cacciato da Napoli e fu restaurata la corona borbonica. Ferdinando I delle Due Sicilie, quindi, come ex voto nei confronti di San Francesco da Paola, che lo aveva protetto facendolo tornare sul trono del suo regno, decise la costruzione di una chiesa al centro del porticato e fu espressamente chiesto che l'altezza della cupola non superasse quella di Palazzo Reale, posto di fronte. La chiesa fu conclusa nel 1846, rispecchiando pienamente quello che era il gusto neoclassico, ispirandosi nelle forme al Pantheon di Roma. Grazie al privilegio concesso da Papa Gregorio XVI, questa fu la prima chiesa di Napoli ad avere l'altare a rovescio. Per accedervi occorre percorrere una breve scalinata in marmo di Carrara. La facciata presenta un pronao con sei colonne in ordine ionico e due pilastri laterali che reggono l'architrave. A sinistra una statua di San Francesco di Paola, a destra una statua di San Ferdinando di Castiglia e sulla sommità una statua della religione. Il corpo centrale ha forma rotonda, il diametro è di 34 metri ed è pavimentato con marmi policromi. Lungo tutto il perimetro della chiesa di San Francesco di Paola si innalzano 34 colonne in marmo di Mondragone, alte 11 metri e terminanti con un capitello corinzio decorato con il giglio borbonico, a cui si interpongono 8 pilastri della stessa altezza. Colonne e pilastri reggono il tamburo, all'interno del quale sono state realizzate le tribune utilizzate dai reali per assistere alle funzioni religiose. All'interno anche una tela di Luca Giordano. Poi c'è l'altare maggiore, disegnato nel 1751 da Ferdinando Fuga, realizzato in porfido ed abbellito con lapislazzuli e pietre d'agata, e ai suoi lati sono poste due colonne in breccia egiziana. Si tratta della più importante chiesa italiana del periodo neoclassico. I lavori furono ultimati nel 1824, ma solo nel 1836 la chiesa venne inaugurata da Papa Gregorio XVI, che le conferì il titolo di Basilica Pontificia, la rese indipendente dalla Curia Arcivescovile di Napoli
e concesse il privilegio ai suoi ministri di officiare con l'altare rivolto verso i fedeli. Nella piazza troneggiano due statue equestri, raffiguranti il re Ferdinando, opera di Antonio Canova, e il padre, Carlo III di Spagna, opera di Antonio Calì. La chiesa è sormontata da tre cupole. Quella centrale, alta 53 metri, è stata costruita su un alto ed ampio tamburo. All'ingresso ci si trova in un atrio, fiancheggiato da due cappelle. In quella a destra vi è un'opera giovanile di Luca Giordano, con Sant'Onofrio orante. Al centro la rotonda, dal diametro di 34 metri, è coperta dalla cupola sorretta da 34 colonne di ordine corinzio, alte 11 metri, e con fusti in marmo di Mondragone, alternate ad altrettanti pilastri.